Dunque, non so bene come iniziare questo video. Se tipo, yeah, oggi facciamo l'unboxing di una box nuova che non avevo mai provato prima e vediamo che cosa contiene, sono curiosissima, emozionata, eccitata, quello che volete. Oppure se iniziare questo video con il faccino triste, anche un po' arrabbiato, e dire, ma che cavolo mi hanno mandato? Ma che cavolo contiene questa box? È assurda, perché io ho già sbirciato. Comunque, bando alle ciance, iniziamo dall'inizio. La box in questione è questa, è la Aki Bento. Come tutte le box, è una box ad abbonamento mensile, che comunque si può fare anche solo per una volta, che contiene tutti oggettini tema anime, che è un mondo a me sconosciuto. Io non conosco personaggi, fumetti, niente, però mi piace troppo come arte, come tipo di arte, e quindi io impazzisco quando vedo scene, anime, manga, soprattutto quando si tratta di personaggi o di scene completamente fantasiose, e impazzisco, mi piacciono troppo. E quindi mi sono detta, la provo, anche perché un giorno sono capitata proprio per caso su un video unboxing di questa box e mi è piaciuto insomma il contenuto. Poi ne ho visti altri di altri mesi e mi sono piaciuti, e quindi dico, provo anche io. Solo che non sapevo che praticamente ogni mese, seguendo Aki Bento su Instagram, loro praticamente vi anticipano quello che sarà il tema della box del mese successivo. Ogni mese quindi c'è un tema, e la box che ho preso io ha come tema teamwork, quindi cose di squadra, e quindi roba anche sportiva, credo, e quindi molto maschile. Ok, io questo non lo sapevo, non avevo capito, e quindi non mi ero informata in anticipo e l'ho ordinata prima di saperlo. Sicuramente comunque non mi arrendo, e quella di Halloween e quella di Natale le prenderò. Comunque partiamo dall'inizio, apriamo questa. Allora, prendiamo innanzitutto la cosina che c'è dentro, la bustina che c'è dentro, che ci anticipa quello che appunto è il tema, il teamwork. Dietro ci sono le foto di Instagrammer che postano appunto foto con il contenuto delle loro box, e qui c'è scritto per esempio che c'è anche un contest di selfie, di fare quindi la foto con la t-shirt che c'è dentro, postarla su Instagram o su Twitter con l'apposito hashtag, e verrai scelto a caso fra insomma in tutto a caso per ricevere una palla da basket e una figurina insomma di questo personaggio anime qui del basket. E va bene, e il vincitore sarà annunciato a settembre, il 6 settembre. Comunque qui c'è un riepilogo di quello che contiene la box, e quindi me lo tengo qui, così magari vi so dire che cosa sto tirando fuori. E quindi iniziamo da questo, che è quello che c'è subito sopra alla box, che è Puppies Best Basketball Drawstring Bag. Praticamente sono quelle bustine che, questa è comoda per metterci le scarpette, e questa io la uso in palestra sicuramente, e questa dai, questa è carina perché c'è comunque questo lupetto con la palla da basket, e quindi questa ci piace, ma soprattutto questa la uso appunto in palestra. E quindi questa può andare. Poi, allora, in tutti i video che io ho visto di unboxing, in tutti, ma proprio tutti, c'erano
quelle bamboline, sapete, adesso vediamo se c'è qualche foto qui per farvi vedere. Ma ok, a volte ci sono tipo le bamboline queste, le miniature queste così piccole, ma proprio le bamboline quelle lì tipo grandi così, tutte squadrate, no? Che sono carinissime perché sono super dettagliate e sono carine da tenere esposte, no? Anche lì sui mobiletti tipo della cameretta. E tutti avevano questa cosa o comunque una bambolina di quel tipo nella scatola. Io ho trovato questo coso orrendo, ma veramente orrendo. Allora, qui ci fanno vedere che si potevano, allora, qui c'è scritto che si può trovare dentro uno di 9 plushies, quindi queste cose un po' gommose, che vengono da un anime che si chiama Kuroko's Basketball, quindi è un personaggio di questo anime. Cioè, ma voi guardate quanto è brutto, credo che sia tipo un gatto. Cioè, tanto fossero arrivati, diciamo, quest'altro, no? Vedete? C'era tipo anche il lupetto, che poi è lo stesso credo di questo, no? C'era questi e c'era tipo il lupetto, o comunque questo tipo pulcino. Comunque queste altre anche figure che non erano bruttissime. A me è capitato questo gatto, ma che poi, cioè, è proprio da così, non è che dici manco è tipo un portachiavi, che ne so, lo posso comunque utilizzare anche per delle chiavi di scorta, magari un uso glielo trovo. No, è proprio un cosino così morbido, tipo da mettere in esposizione, ma cioè è brutto, ma veramente brutto. Poi ci danno una pin, quindi una spillettina che ci ricorda che agosto del 2017 il tema della Akibento è il teamwork. Qui c'è tutta questa cosa scritta e una pin, va bene, ma tenetevi forte perché se questo secondo me e secondo voi presumo sia la cosa, è la cosa diciamo, più brutta che questa box potesse contenere, no, ce n'è una anche peggiore, che è questa bustina vuota. Allora, la bustina è sigillata, come vedete è chiusa, vabbè è chiusa con delle graffette, ma è vuota e dove avrebbe dovuto contenere un patch di Kill a Kill, anche questo Kill a Kill, anche questo appunto è un anime, e avrebbe dovuto contenere questo Kill a Kill, Kill a Kill Ryuko, avrebbe dovuto contenere questo patch. Ora magari l'avrei anche potuto utilizzare, no? Perché tipo avete, che ne so, la tuta quella che portate in casa, no? Normalmente, magari è un pochino rovinata ma non la volete buttare perché tanto la usate in casa, magari il patch avrebbe potuto far comodo e invece non c'è nulla. Andiamo avanti. La box contiene il primo numero di questo anime che è Attack on Titan, il numero 1. Ora c'è scritto proprio in un'esclusiva della Akibento, No Regrets, quindi che la storia è quella che si intitola No Regrets, il numero 1. Allora, a parte che è appunto molto maschile, da come vedo anche le immagini all'interno, comunque potrei anche leggerlo, perché comunque è in inglese, quindi a me piace ogni tanto leggere cose, ascoltare cose in inglese, per tenermi comunque sempre in allenamento, no? Quindi probabilmente lo leggerò anche perché è in inglese, ma io presumo che ci siano altri numeri. E gli altri numeri, se poi io vorresti sapere
come finisce la storia? A me questa cosa mi sembra abbastanza inutile, ma magari ha, cioè magari è anche qualcosa di raro, che magari chi ama queste cose apprezza. Per me non ha molto senso. Andiamo avanti. Arriviamo alla t-shirt, almeno questa c'è. Anche questa, appunto, c'è sempre anche una t-shirt nella scatola, nelle box. Allora, non è nemmeno grandissima, sarà tipo una M. Comunque, questa la posso anche portare in casa. Allora, adesso cerco di decodificare che cosa c'è, Vediamo cosa ci dice. Allora, no, è exclusive teamwork t-shirt, quindi diciamo, è un, credo che sia un disegno... è un disegno, adesso l'ho capito, di giocatori, dovrebbe essere di palla mano, palla nuoto, insomma è roba di giocatori che stanno nuotando sott'acqua, si capisce. Queste cose dovrebbero essere quelle strisce che stanno galleggianti nella piscina e poi si nuotano. Va bene, comunque la t-shirt sicuramente la laverò e la porterò in casa, anche se molto femminile non è. Poi la box è finita e rimane questa cosa, che anche questa è un po' strana. Allora, dentro ogni box c'è sempre una cosina del genere con scritto Akibento Exclusive, l'ho visto insomma nei video. Allora, qui c'è scritto Akibento Exclusive Purple Scissor Blade Necklace. È una collana violetta che contiene, no, per questa è da vedere. Allora, la collana è questa, che contiene praticamente una parte solo di una forbice. La qualcosa mi sembra anche un po' inquietante, mi dà l'idea tipo serial killer, boh, qualcosa di macabro. Non ha molto senso, sinceramente, anche questa secondo me. Magari se fosse stata proprio tipo una forbice completa sarebbe stata magari anche carina. Certo non è che ci sarei andata particolarmente in giro, però magari, tipo che ne so... mi capita di andare da qualche parte che metto le mie fantastiche parrucche e magari questa ci stava anche bene, ma solo una parte di forbice, cioè nemmeno si capisce bene cosa sia, e quindi anche questo secondo me è qualcosa di inutile. E quindi niente, questo è tutto quello che contiene la mia Akibento box di agosto. Mi ha delusa. Però ora dico che un po' è anche colpa mia, perché se avessi aspettato di sapere che l'argomento era il teamwork, probabilmente non l'avrei presa. E comunque, come ho detto, non mi arrendo, aspetto quella di Halloween e quella di Natale, quelle le prendo di sicuro, e quindi vi farò di nuovo il video, così la spacchettiamo insieme, se riesco. Non la apro, così la apriamo proprio insieme in diretta e vediamo proprio tutte le mie reazioni. Comunque raga, questa è brutta, secondo me è brutta. Poi magari, ecco, chi è amante di questi anime, conosce i personaggi, le cose, magari mi dice anche ma che stai dicendo, sono cose bellissime, a me non piacciono. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, sotto trovate anche i link per tutti i social. E quindi alla prossima box. Ciao!